Ciao a tutti e bentrovati su Indie Bar. Oggi vi parliamo di anniversari eccellenti, perché come sapete a noi piace parlarvi degli anniversari e soprattutto rivivere il momento che ci lega indissolubilmente a questo o quel disco, anche perché ai dischi sono legati varie storie, dove l'abbiamo comprato, in che periodo emotivo eravamo innamorati oppure eravamo in cerca. In quel momento, quando compriamo quel disco, quel punto si materializza per sempre nella nostra mente. Ebbene, oggi che è il 12 di settembre, giorno di anniversari, celebreremo degli anniversari, perché in questo cofanetto che vedete qui dietro, dei Simple Minds, che contiene 6 dischi, i primi 6 della band di Glasgow, ebbene, ben 4 sono stati pubblicati tra il 12 settembre, cioè oggi, e il 13 settembre, cioè domani. Non capisco perché non si chiamino September Minds. Lo scopriamo tra poco. Ebbene, questo cofanetto che vedete alle mie spalle, di cui vi parlerò oggi, mi è stato regalato per la festa dei miei 50 anni da dei dubbiosissimi genitori che mi dicevano: ma sei sicuro di volere proprio quello? E io gli dicevo che quella era la cosa più bella che loro mi potessero regalare. Ebbene, in questo cofanetto che adesso vi presenterò ci sono ben 4 dischi pubblicati tra il 12 e il 13 di settembre da parte dei Simple Minds. E di questi 4 dischi va detto che tra il primo e l'ultimo ci sono solamente 3 anni di differenza. Quindi è davvero curioso, ci deve essere un particolare legame che non riusciamo però a trovare neanche andando a digitare sui vari Google, Wikipedia o tutti i motori di ricerca possibili e immaginabili. In ogni caso, noi oggi li vogliamo celebrare. Riguardiamo allora tutto il contenuto di questo cofanetto velocemente e poi andremo ad ascoltare dei brani da questi dischi pubblicati molto vicini a settembre. Per la cronaca, i Simple Minds si sono formati a Glasgow, Scozia, nel 1977 per volontà di Jim Kerr, cantante che a scuola aveva come compagno di classe e addirittura di banco Charles Burchill, con i quali avevano la stessa passione per la musica. Poi nel corso degli anni i Simple Minds hanno cambiato un po' il loro setup, però i due originari Simple Minds sono loro. Devono il nome, tra l'altro, a Jean Gine, un brano di David Bowie, che a un certo punto dice «She is so simple-minded». E probabilmente questa nota a loro era piaciuta particolarmente. Jean Gine, tra l'altro, di David Bowie, è contenuta in quel bellissimo album dal titolo Aladdin Sane, quello con il lampo sopra l'occhio, ormai diventato iconico. Una breve carrellata dunque a questo cofanetto che io veramente consiglio, contiene la ristampa dai master originali su vinile 180 grammi dei primi 6 dischi dei Simple Minds, a partire da questo, Life in a Day, pubblicato il 1 di aprile del 1979, produttore John Leckie. Qui il sound dei Simple Minds è ancora piuttosto acerbo, però già vale la pena. Secondo album, la copertina non dice molto se non appena, come vedete, c'è una piccola scritta, Real to Real Cacophony, sempre 1979, però in realtà qui siamo al 1 di novembre, album sempre prodotto da John Leckie. Qua si comincia già a intravedere quello che sarà il sound new wave dei Simple Minds. Siamo ancora un po' con influenze Kraftwerk, un po' di elettronica, però in realtà è già un ottimo disco. E andiamo quindi al 12 settembre del 1980. Quindi questo signore qui, questo disco qui, compie la bellezza di 40 anni oggi e va veramente celebrato. Passano 365 giorni e Simple Minds pubblicano non uno, ma 2 LP lo stesso identico giorno. Si tratta di Songs and Fascination, questo, e Sister Feelings Call, questo. È curiosa questa scelta di fare 2 dischi e pubblicarli lo stesso identico giorno. La fecero più tardi solamente i Guns N' Roses, che io così mi ricordi. Però il vantaggio è che
se a uno questo non piace, perché se lo deve comprare? O probabilmente, essendo un po' scozzesi, quindi magari un po' attenti al soldo, hanno detto così ne vendiamo due. Comunque sia, questi sono veramente due grandi dischi, veramente grandissimi, dei Simple Minds, tra i miei preferiti. E quindi oggi li celebriamo, 39 anni a tutti e due. Passano altri 366 giorni ed esce un vero capolavoro della musica New Wave, New Gold Dream 81, 82, 83, 84, questo è il titolo per esteso, che quasi già ti fa un po' cantare il brano che dà il titolo all'album. Quindi siamo nel 1982, il 13 settembre, quindi compierà domani, per chi ci vede in diretta, se no per chi ci vedrà, comunque il 13 di settembre, questo disco compie la bellezza di 38 anni. Passa il tempo, vabbè. L'ultimo album contenuto in questo cofanetto è questo qui, Sparkles in the Rain, pubblicato il 12 novembre, sempre diciamo verso l'autunno, del 1984, quindi in realtà due anni dopo. In queste puntate dove noi vi parliamo di una band, dobbiamo estrarre le loro semplici, in questo caso, essenze, abbiamo deciso di prendere le nostre famose tre perle, non cinque, come sui 101 album che dovete avere. In questa volta tre perle, sarà anche molto difficile, no? Scegliere all'interno di questa così vasta discografia. Ebbene, queste tre perle le sceglieremo dai dischi che sono stati pubblicati tra il 12 ed il 13 di settembre, ovviamente. In questo album ci sarebbe come prima perla un brano che si intitola Celebrate. Sarebbe il caso di utilizzarlo per i 40 anni di questo disco, però in realtà noi preferiamo il brano successivo, che si chiama This Fear of God, questa paura di Dio. In realtà è un brano molto bello, ritmato, lento, una fortissima base di basso, tra l'altro con un volume quasi esagerato, secondo me, che però crea questa texture di sottofondo su cui irrompono vari noise e una voce molto sognante di Jim Kerr. Un brano molto lungo, credo che superi addirittura i 7 minuti. Noi ovviamente ve ne faremo assaggiare una piccola parte. Come perla numero 2 è stato davvero difficile scegliere tra questi due dischi, prima cosa, e poi soprattutto all'interno dello stesso disco scegliere la perla che veramente potevamo proporvi. Allora abbiamo deciso di, purtroppo rinunciando a tantissimi bei brani in entrambi i dischi, abbiamo deciso di prenderne uno da Sons and Fascination, This Earth That You Walk Upon, anche perché ha lo stesso mood del brano che avete ascoltato in precedenza, quindi una ballata molto lenta, anche qui molto strana, molto ritmata, con degli effetti particolari, sembrano quasi sorelle, anche perché sono nate a un anno di distanza. Andiamo ad ascoltare This Earth That You Walk Upon, la terra su cui tu cammini.
terza perla di oggi la prendiamo da New Gold Dream 81, 82, 83, 84. Mi diverto un casino a ridirla così, scusate. È più forte di me. Qui la scelta di un brano è davvero complicata, perché questo album è veramente tutto bello, dall'inizio alla fine. Però ovviamente per limiti di tempo, dovendo scegliere per forza qualcosa, abbiamo scelto in realtà un brano che è in sintonia con gli altri due che vi abbiamo appena fatto sentire. Anche in questo caso, quindi, una ballata piuttosto lenta, compassata, con questo sound di sottofondo molto sognante. Anche qui sognante, perché era appunto un gold dream. Ma i gold dreams si possono fare solamente se si dorme, soprattutto se si dorme bene, anzi se si è in un big sleep, che è il brano che abbiamo scelto per voi. So where did you go? Where do you go in the big sleep? Going out in the deep sleep is when you're wondering now. So where did you go when you were in the big sleep, drifting in wild? Chiudiamo qui la celebrazione di questo 12 e 13 settembre speciale dei Simple Minds, altrimenti detti September Minds, e io consiglio veramente di acquistare questo cofanetto perché ne vale la pena. Questi sono gli album migliori che hanno fatto i Simple Minds nella loro carriera. Dopo sono diventati veramente troppo commerciali e diciamo così che ne ho preso un po' le distanze, almeno per quanto riguarda il mio gusto personale, essendo uno molto indie e alternative, come il Vinyl Wall qui dietro, sicuramente vi avrà fatto capire. Grazie per l'attenzione, mettete un like se volete, se non volete, mettetelo lo stesso. Ciao!